Il candidato del centrodestra in campagna per le prossime elezioni regionali di marzo 2015 sarà molto probabilmente, il condizionale ancora d'obbligo, l'attuale governatore campano Stefano Caldoro. La notizia è riportata dalle maggiori testate giornalistiche campane, che infatti parlano del summit tenutosi a Roma tra i partiti che compongono l'attuale maggioranza nella giunta Caldoro e in consiglio per ricreare, insomma, quelle condizioni che nel 2010 portarono il centrodestra alla conquista di Palazzo Santa Lucia. All'incontro che è stato voluto dal Nuovo Centrodestra prima e da Fratelli d'Italia hanno preso parte il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, Raffaele Calabrò, Giachino Alfano, Nunzia De Girolamo, oggi Nuovo Centrodestra, Taglia la Tela ed Edmondo Cirielli, ora con Fratelli d'Italia AN, e gli alleati dell'UDC del 2010, Giuseppe De Mita, vicepresidente della Giunta regionale fino alla sua elezione in Parlamento, e Pasquale Sommese, tuttora assessore regionale. Per Forza Italia, insieme con il coordinatore regionale del partito in Campania, Domenico Desiano, Mara Carfagna e Paolo Russo. La Campania può rappresentare un'anomalia nel panorama nazionale, ha commentato Marcello Taglialatela di Fratelli d'Italia, perché l'idea è di proporre, nel caso specifico di riproporre, un candidato di centrodestra anche con il sostegno di chi, a livello nazionale, appoggia il governo. Il riferimento è a Nuovo Centrodestra che in Campania appoggerebbe la coalizione di centrodestra a differenza dell'esecutivo nazionale, dove governa accanto al PD. «C'erano tutti quelli che erano nella coalizione di centrodestra 5 anni fa», ha affermato. «Ci sono le condizioni per lavorare. Questo è il primo di una serie di incontri che avremo per verificare cosa fare».